33 nuovi pali illuminanti di ultima generazione renderanno una delle passeggiate più frequentate dai fanesi più bella e sicura. Stiamo parlando del primo stralcio di lavori al Molo di Ponente, quello che conduce ai famosi quadri e al faro d'ingresso al porto turistico. Per un importo di circa 35.000 euro si risolve una delle tante richieste dei cittadini che percorrono questo posto quotidianamente, soprattutto con l'avvicinarsi della bella stagione. Il molo era molto buio, di conseguenza poteva risultare pericoloso, soprattutto in bicicletta. Per le sere d'estate, quanto è così buio. E poi il fatto di una maggiore fruibilità, vero, adesso si può usufruire di questa struttura. Abbiamo installato 33 pali in vetroresina con luce a LED, inseriti fuori dal camminamento, di modo che il camminamento l'abbiamo ampliato. E abbiamo soprattutto cercato di dare una luce uniforme che non interferisse con le attività anche di navigazione del molo. Tant'è che in fondo al molo, per timore di interferire con il faro per la navigazione, abbiamo messo in terra, che ancora dobbiamo installarli, 9 faretti per creare una specie di camminamento che chiaramente adesso che questo è illuminato, uno arriva, è tutto illuminato, quel punto buio poteva essere un elemento di pericolo. I lavori sono stati progettati dallo studio Politecnos. Io sono il direttore dei lavori, Federico Fabbri il dirigente e responsabile del procedimento. I lampioni rimarranno accesi dalle 18.30 fino al levare del sole, con un impatto minimo all'inquinamento luminoso. Con questo intervento restituiamo alla nostra città un luogo fantastico. Inoltre, questo tratto fa parte di un progetto più ampio che prevederà il collegamento del centro storico al mare attraverso la Darsena Borghese, attraverso il ponte tra Porto e Lido, che crediamo possa essere in futuro una passeggiata fantastica che farà veramente bene alla nostra città e allo suo sviluppo turistico. I prossimi interventi riguarderanno la riqualificazione della pavimentazione per poi, in un secondo momento, interessare la parte interna al porto. L'importo di tutti i lavori è di 200.000 euro. A breve inizieranno anche sulla parte, diciamo, dedicata alle attività produttive e metteremo dei varchi in maniera tale che possano entrare solo le auto che hanno i permessi, riqualificheremo anche la passeggiata, rifaremo in parte anche la pavimentazione. Sono interventi che appunto servono a migliorare la sicurezza del porto e in questo caso la fruibilità.